alla ASL la verità, devono indicare tutte le persone con cui sono state a contatto e quelle persone si devono mettere in isolamento fiduciario fino a quando non gli portano il tampone. Perché se quelle persone non si mettono in isolamento, anche se non hanno sintomi, si dice sono asintomatici, quelle persone possono avere il virus che a loro non gli crea problemi e invece andando in giro contagiano gli altri e facciamo morire qualcuno. La situazione non è gravissima, però bisogna stare attenti perché le persone positive a Bagnoletto sono in tutto 38, va bene, però siccome le persone che sono state vicine, ce ne saranno altre sicuramente positive, il problema è che la mamma va in ragù e se lo va a mangiare a casa la figlia va dai suoceri e porta i bambini, si sta, non si può fare, dobbiamo stare attenti, dobbiamo usare, non è obbligatoria la mascherina, però se stiamo tutti insieme la mascherina bisogna metterla, se invece stiamo da soli possiamo fare quel che vogliamo. Se stanno 50 persone per strada tutti insieme, vicino, la mascherina la dobbiamo mettere. Qualche d'un come a me sta pure meglio con la mascherina. Attenti a non andare da una casa all'altra. No, io non stare attenti perché ci abbiamo un po' di positivi, non sono tantissimi, sono solo 38, però l'AS sta facendo i controlli sulle persone che sono state a contatto, non ci mischiamo, capisco. Signora, ma non è, signora, il virus se va a terra dopo qualche ora non c'è più, non è il virus che sta a terra, ce lo trasmettiamo quando stiamo insieme, quando andiamo da una casa all'altra, che portiamo il ragù, che decidiamo di mangiare tutti insieme, purtroppo dobbiamo, non è vietato, ma è un momento in cui bisogna stare più attenti per abbassare la curva, piano piano. Si sta abbassando, siamo a 38 casi a Bagnoletto, sono 402 in tutta la città, però attenzione, siccome questi sono i posti dove è più facile, qua a Libertà, dove c'è più relazioni sociali, perché siamo abituati a stare più insieme, che è anche bello, però questo è il momento in cui non lo possiamo fare. Quindi attenzione, non ci abbracciamo, se siamo con altre persone fuori, così potete stare anche io, ma la posso togliere la mascherina, però se siamo vicini, mettiamoci la mascherina, e evitiamo di trasmettere il virus, non è complicato, sono regole facili, lavare le mani, mettere la mascherina e stare quanto più a distanza. Non è scientificamente, non serve tanto, non serve a niente, ma è una puttanata, non serve a niente, il disinfettante non serve a niente, non ha una valenza scientifica, lo dice l'ISPRA, non è che lo dico io, lo dice l'istituto. Ma chi si fa? Il problema è che non dobbiamo entrare nelle case, uno fa mangia a casa tutto e l'altro ha fatto le braciole delle porta. Ciao. Faccio lavare là, non ti preoccupare. Ciao.